queste qui sarebbero le vette dei sacci che una volta ci legavano le viti. Ora è stata un po' abbandonata perché c'è la plastica. Cioè... Alessia e Antonio, moglie e marito nella vita, svolgono un lavoro analogo a quello di Rino, ma producono oggetti diversi. Usano la stessa tecnica e più o meno la stessa materia prima, il salice, che, come abbiamo visto, se privato della scorza, prende il nome di vimini. Alessia sta realizzando un coprifiasco e Antonio un cestino. Quella dell'intrecciatura è la prima tecnica artigianale ideata dall'uomo e anche la più diffusa geograficamente in tutte le latitudini e fra tutti i popoli. Praticata sin dal Neolitico, nella cultura contadina, era chiamata l'arte viminale. Molti ritrovamenti testimoniano che già i Greci e i Romani costruivano recipienti e sedili in vimini.